cosa scriviamo? Cosa scriviamo? Qualcosa sulle strade, sulle strade di Milano. Che sono brutte e orrende. Scrive, le strade di Milano sono brutte e orrende. Le STRE di Milano sono ho fatto un puntino in più, forse brutte, Linetta, orrende. Ecco. Io dormo nella cantina, mi serviva quello lì per mettere qualcosa perché c'è, viene il freddo, capisci? Allora io mettevo un cartone e legavo quello lì per non entrare il freddo, perché dormo nella una cantina di una persona, signore. Porca miseria, signore, io sono povero, signore. Non mi aiuti se un signore mi prendi con la scheda per telefonare a mia mamma, per favore. Fai un sacrificio di buon anno, signore. Io se vuoi, guarda, ti lascio i documenti, ti lavo i pavimenti, faccio tutto quello che vuoi, solo per prendermi queste schede, signore, per favore. Perché da mangiare io vado da frate, ma dai frati, sai dove frati? Io ci danno da mangiare, signore. Per favore, signore. Io sono la puerta. Io sono la porta. E che mi entrare. Che per me entrassi. Sarà salvo. Sarà salvato. In questa mattina Gesù. In questa mattina Gesù. Sta toccando la porta del tuo cuore. Sta toccando la porta dei vostri cuori. E ti dice. E ti dice. Hijo mio. Figlio mio. Hija mia. Figlia mia. Io ti amo. Io ti amo. Io ti amo. Io ti amo. Cazzo, i ragazzi non sono grandi, ragazzi non sono radioattivo, sono un danno. Che io sia cattivo, non sono cattivo, faccio solo ragazzi, non sono ragazzi, non sono ragazzi, non sono danno. A chi? Ma abbiamo la testa, perché tu puoi trovarti con uno che è un po' tonterello, perché purtroppo
doni, ognuno ha i suoi doni, vero? E allora, se non stai attenta anche tu, non è perché io non ci vedo, ma accompagnano. Insomma, non sono scemo. Comunque io ti dico questo, se tu... Pronto? Ciao, dove sei? No, da su! Ho fatto la merda! Vinto a manivelle, di piedi, via Torino, di piedi, di vendere libri, ed è ancora un via Dante, ancora stazione centrale, ancora stazione Cadorna, del giro di piedi vendere ancora verso Tilbinar, veramente anche Piazza Loreto, del Loreto di piedi in giro di vendere di Milano, de, veramente questo dei libri è interessante perché la gente milanese, anche la gente nato italiana, genova siciliano, anche tutti gli italiani conoscono bene vendere torre, libri di piedi in giro e strada, vendere libri anche giornali. Quanti chilometri farai al giorno? Ah, ogni giorno ogni tanto piedi 15 chilometri, ogni tanto 10 chilometri, dipende. Io ogni tanto sono stanco, piedi 8 chilometri, 7 chilometri. Se forzo bene, piedi al giorno 15 chilometri, 14 chilometri. Allora, mi è andato l'altra sera nigeriano. Questo. Malpensa? Dai. Perché se tu cammini col passo pesante, insicuro, trovi subito, invece bisognerebbe camminare con un passo, secondo me, un po' più sicuro, però attento. No, io sono il primo. No, perché tu c'hai la lista. Sì. Tu metti sicuro che noi sempre così. È importante che puoi dire te, al mezzo giorno un pochino in più, tutto stiamo a posto, in il posto giusto. Comienza 10 in 10, sì. Senza portare roba di mangiare alla posta. Però no casino pare, Se c'è casino subito chiaman alla polizia e non si sa che sarà. E via il carnevale ambrosiano! Coloriamo la città! Voglia di moda e vino di battaglia! Della gara della Forza dei Sacri, perché ognuno di noi...
dietro un sacco, liberiamo il sacco che è dentro di noi. Ogni volta che io parlo d'acqua, tutti, praticamente tutti quelli che appena appena sanno un po' le vicende di Milano mi dicono: ah sì, ma una volta è vero che dove c'era la circonvallazione scorreva l'acqua, ah sì, mio nonno me ne parlava, oppure cose di questo tipo. Cioè tutti hanno la coscienza che c'era una parte delle strade di Milano che prima erano canali. E ci sono anche degli scrittori, vari scrittori, che raccontano, come dire, anzi addirittura ogni tanto parlano con l'acqua, col fiume che scorreva una volta all'aperto e ora non più. Tanto mi viene questa immagine molto forte, come se ci fosse un grande lago, che tra l'altro spiegherebbe forse anche il simbolo di Milano del serpente drago, come se lì sotto ci fosse questo grande essere che, insomma, che dorme lì sotto e poi ogni tanto riemerge. Ma noi dicevamo di vedere, a noi questi fossi qua, ci ho imparato a notare tutti. È vero, sì. Se non c'erano queste armi qui perché spostavano tutti. Ciao, ciao. Ma noi andavamo a notare questi fossi. Questa qui è una deviazione delle erbe fossi. Guarda che verde. Hai visto? Che belli quelle erbette. Billy, Julie, Arnold, Lonnie, ako, Heidi, ito. Kaming magkakapatid dito sa Italia. Kapatid lang yun, ha? No, lui ha detto 12 senatori all'ora. Questi merdoni qua, che mangiano alle stelle dai lavoratori. Il megafono è a casa, perché lo porto in Lucania adesso, a fine mese vado in Lucania. Me l'hanno sequestrata, tre. Adesso ce n'ho uno, molto più potente, però ci sono più batterie, spese molto di più. Ma quando arriva a Matera, a Nova Sicilia, ti posso dire i cazzi che voglio, devo emigrare sta città di merda. Giuseppe Pinelli è stato assassinato, diciamo noi. I stand on the rock, Vanzetti. Stand on the rock, Vanzetti. Stand on the rock. Hanno cambiato una sola parola su quella lapide. Hanno cambiato ucciso con morto. Smoking glasses, loving the light. I see them come here, I see them. Pronto? Pronto.
Pronto, sono sì. Enrica di Carnate. Benvenuta, dimmi. Ciao Berbena. Ciao. Io sento sempre le tue trasmissioni. Sì. È da poco che sono rimasta vedova, è solo 3 settimane. Oh cara, hai avuto un bel coraggio, guarda, veramente il Signore ti ha dato questa grazia, questa forza di alzare... Io ti ho sempre ascoltato anche prima, sì. Sì, perché era una trasmissione che mi piaceva tanto, il tuo modo di convincere le vedove a essere molto sereni e tranquilli. Certo. Però insomma adesso io mi trovo in queste condizioni, ma io sinceramente guarda, con la fede c'ho una serenità dentro che non ti dico, anche perché i miei figli vedendomi così sono tranquilli anche loro. Certamente. Io c'ho 3 figli e poi avrò la gioia alla metà di marzo di arrivare, siccome mio figlio è 12 anni che è morto. Cioè mio figlio è 12 anni che è sposato, e ha fatto un'adozione. Arriveranno 2 bambini dall'Etiopia. Bello. Sono arrivate le fotografie, c'è una gioia dentro di me credo. Che non ti dico, guarda. Io sinceramente queste trasmissioni mi hanno fatto imparare tante cose. Impariamo sempre nella vita e fino all'ultimo giorno. Sì, e dentro di me, guarda mio marito, con le mie preghiere, io sono convinta che è così, è morto serenamente. Ecco. È morto proprio senza neanche accorgersi. Sono già morto! Fate di Carini! Vecchia Tarderona! Bibita! Come stai, compa? Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se vedi la sua montagna, mi sotto la tua e noi a gridare, grumiri del tutti! Ero stata appena operata al menisco, non so se ti sei mai visto con le stampelle. Questa è la sorella di Franco. Lui è il nostro amico pittore, pensionato, morto di fame ma fa il pittore. Comunque ti trovo molto bene. Hai messo su 2 kg. Ti trovo meno terreo. Buongiorno, buon anno. S'il vous plaît, il faut ouvrir les sacs. Si le monsieur a du chapeau, il faut les enlever. Et on va donc découvrir ce bâtiment magnifique et immense à l'intérieur. Mira, pensa así. A tutti coloro che mi hanno votato.
Allora io vado con la mia fiocca, ecco, prendi, prendi la metro qui. No, io vado giù di qua, guarda, in 2 minuti. Lo sento benissimo che questo Elisio però che ha le righettine qui, che questo qui ha fatto un punto a maglia rasata per dirle, sento questo qui che qui ci dovrebbero essere i calati perché vede c'è questo nervetto qui, poi c'è questi qui, poi qui c'è un altro tipo di calati, sono molto più, con punti più intensi perché è più, più lungo e più, più rilevato. Siete sul marciapiede voi? Siamo sul marciapiede, sì, è Mauro? Senti dietro di te cosa c'è? Ah sì, c'è qualcosa. Cosa c'è dietro di te? Ma io ho trovato una macchina. Sì, ma no, la macchina è davanti a te a destra. Adesso sono girata. Scusa. Dietro di te cosa c'è? Sono girata. Io. Tocca con la mano dietro di te cosa c'è? Dov'è il marciapiede? C'è una luce, una luce.